Ciao ragazzi, bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo canale si occupa di un tema molto nobile, quello di aiutare i ragazzi, gli uomini pelosoni o anche meno pelosoni, a comprendere quelle che sono le fragranze che piacciono di più alle donne. Perché alla fine è importante, secondo me, per l'uomo che vuole chiavare, sapere cosa deve acquistare. Anche perché comunque sono informazioni riservate, perché insomma questi professoroni, questi cervelloni vogliono sempre tutto loro. I soldi sono importanti per tutti. Lo so, ho fatto un video abbastanza recentemente sulle fragranze economiche, ma mi sono reso conto che ci sono alcune fragranze che nel frattempo hanno spodestato altre che erano in classifica. Quindi adesso per voi la classifica aggiornata delle fragranze economiche di Odoriamola con Mirko. Se restate fino alla fine del video, arriverà una sorpresa circa un film della Disney che però è strettamente legato alle fragranze e neanche lo sapevate probabilmente. Decimo posto per Azzaro Chrome, che fa molto bagnoschiuma, che fa molto pulizia semplice, ma la pulizia non è mai banale, specialmente per alcune persone sugli autobus alle 7 del mattino. Ricordatevi sempre però che il profumo non può sostituire minimamente la pulizia. Nono posto per una fragranza che ha un po' lo stesso obiettivo, ovvero quello di essere fresca, pulita, semplice. Coach Eau de Toilette. L'azienda che produce borse in pelle, capi in pelle, ha deciso di mettere sul mercato due fragranze, una è l'Eau de Toilette e una è il Coach Platinum. Entrambe buone. Ma consiglio ancora la versione Eau de Toilette in quanto è un profumo con il quale non si può sbagliare. Il vantaggio delle fragranze fresche, se indossi una fragranza fresca d'inverno, non è che arriva qualcuno e ti dice: "Ah, ma questa fragranza è troppo fresca, non è invernale." No, cioè è sempre gradevole. Viceversa, una fragranza magari più invernale, più forte, più dolce. D'estate magari tende a essere troppo pesante, troppo quel classico mal di testa, quel sentore di mal di testa. Quindi Coach for Men, Eau de Toilette, nono posto. Ottavo posto per una fragranza che ufficialmente non lo dice, ma nei fatti è una copia di Dior Sauvage. XAX 23, 23. Se avete sempre sognato di acquistare Sauvage e siete poveri, come la merda. Settimo posto per Jaguar Pace. Ancora una volta le fragranze fresche, saponate, che palle! Se siete dei beginners, dei principianti per quanto riguarda le fragranze, iniziate con una fragranza economica per cominciare ad apprezzare la gnagnabilità. Per chi si avvicina al canale solo adesso, spiego cos'è la gnagnabilità. La gnagnabilità è un concetto che ho creato io e me ne voglio assumere il merito, la responsabilità. La gnagnabilità non è altro che la reazione che genera un complimento da parte di una donna verso una fragranza maschile. Qui la cosa diventa interessante. Sesto posto per Clean Warm Cotton. Warm Cotton ricorda i maglioni appena lavati, quell'atmosfera di pace che fa sentire, insomma, questi cervelloni. Che le fa sentire a proprio agio, le fa sentire proprio a casa. Quinto posto, l'unica fragranza di nicchia presente in questa lista in quanto economica. Di solito le fragranze di nicchia non sono economiche. Trèfle Vétiver di Berdoit, scritto Berdoues. Non vi aspettate miracoli, dal punto di vista delle prestazioni. Ci sarà un video al riguardo prossimamente, quindi vi invito a iscrivervi a raffica. Se, al quarto posto, se ti senti un po' Don Corleone nel Padrino, Bentley for Men Intense, una fragranza molto sofisticata, base di cognac, rum, atmosfera molto un'improvvisa voglia di giocare a poker e circondarmi di ragazze in giarrettiera. Al terzo posto, per te che stai aspettando con ansia di scrivermi nei commenti, ma Aventus, cosa posso fare con Aventus? Aventus, Aventus, Aventus. XAX 25, l'unica differenza è che qui la nota d'ananas è leggermente più presente. Secondo posto per una fragranza abbastanza facile da reperire perché si trova presente in tutte le profumerie.
molto simile ad Aventus, pur utilizzando note diverse. Stiamo parlando di Montblanc Explorer. Oh, ragazzi, piace alle donne. Montblanc Explorer sul legnoso fogliamoso, diciamo. E al primo posto, per chi si fosse perso il video delle fragranze dai flaconi improponibili, avevo già citato una fragranza di Jean-Pierre Sand, il re dell'ignoranza olfattiva. Il dio dell'ignoranza olfattiva, ma perché? Perché i suoi flaconi sono ignoranti da fare schifo. Vi invito anzi a scrivere un hashtag Dio Jean-Pierre Sand, in quanto ci ha donato una copia ben riuscita e che piace alla gnagna di Tom Ford Tobacco Vanille. Stiamo parlando di Katanga Barbera. Ed ecco il momento che stavate aspettando tutti, ovvero la rivelazione sul film Disney romantico. Il film in questione è La Bella e la Bestia. Molti si saranno chiesti: ma come cazzo ha fatto la bestia che è brutta? Alla fine la bestia è brutta. Cioè, che non si capisce se è un cane, un leone, un lupo. Ragazzi, non si capisce. Molti si sono chiesti: ma come avrà fatto la bestia a chiavarsi una figa del calibro di Belle, seppur un cartone animato? Il cartone animato della Disney ci viene incontro. E per la prima volta sdogana l'importanza della gnagnabilità per quello che riguarda le fragranze. Se guardate bene l'immagine, i due sono avvinghiati, però se guardate un attimo quel dettaglio, ecco, notate nulla? Ecco, in basso, in basso, in basso, in basso, ecco qua, la nuit de l'homme di Saint Laurent. L'avevo detto, l'avevo detto. Gli scettici probabilmente adesso nei commenti cominceranno a scrivere: questo cartone animato è degli anni 90. Com'è che la bestia già era in possesso di la nuit de l'homme? Com'è possibile, Mirko? Qua ci sono delle falsità. Ma siete bravi voi, professoroni, i cervelloni, a dire gli anni 90 erano i cervelloni, professoroni. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordatevi di mettere un mi piace perché insomma, l'abito non fa il monaco, ma una fragranza insieme all'abito giusto può fare il Principato di Monaco, nel senso che vi può portare tutta la gnagna che vi serve, che si trova al Principato di Monaco. Un saluto.